L'eredità di Falcone e Borsellino, la mostra fotografica dell'ANSA, nata 10 anni fa e poi aggiornata, che parla dei due giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, arriva anche al Rapisardi da Vinci di Caltanissetta nella sede di Via la Regina Margherita. I pannelli che raccontano la vita dei due giudici e il loro impegno attraverso le parole, le foto, alcune persino in bianco e nero, sono stati esposti proprio vicino all'Aula Magna, luogo in cui è stata data ai ragazzi e alle ragazze della scuola la possibilità di visionare anche il docufilm sempre dell'ANSA, che comprende anche alcune testimonianze di chi li ha conosciuti. La mostra è stata inaugurata il 14 dicembre in presenza anche delle autorità. La nostra scuola è una scuola che è vocata, diciamo, a proprio seguire, cioè a fare in modo che i ragazzi possano apprendere la legalità sin da questi momenti, perché il momento della scuola secondaria di secondo grado è un momento altamente formativo. E quindi noi abbiamo voluto far sì che, al di là della fruizione della mostra, potessero essere offerti ai nostri studenti anche degli autorevoli interventi da parte di autorevoli relatori che hanno comunque vissuto cioè questo periodo storico buio per la nostra, diciamo, per la nostra terra, ma anche per la nostra civiltà giuridica. Ci siamo fatti carico di seminare all'interno delle scuole del Niseno questa bella eredità che ci hanno lasciato i grandi Falcone e Borsellino. Lo stiamo facendo con questa mostra, la cui proprietà è dell'ANSA, che ha girato i capoluoghi praticamente di tutta Italia. Ora sta girando in provincia di Caltanissetta e questa è la terza scuola dove la mostra farà tappa fino all'anno nuovo. Parla di riflessione su due concetti in particolare la presidente della Corte d'Appello di Caltanissetta, Maria Grazia Vagliasindi. Il primo è il rispetto per l'altro, il secondo l'educazione, che è affinamento delle virtù morali. Probabilmente se i giovani riflettessero su questo e sotto questo profilo la scuola è fondamentale, ma la scuola è la base perché spesso ha una funzione che addirittura è una funzione vicaria rispetto alla famiglia, posto che la famiglia è la base assoluta. Ma quando la famiglia non c'è, perché non ci può essere, e in determinati contesti questo accade con un'invasività straordinaria, ecco che la scuola ridefinisce ancora una volta il suo ruolo di straordinaria valenza nel rafforzamento di quelli che sono i valori etici, valori che eccedono la legalità, perché laddove c'è l'etica, quindi la scelta di un progetto di rispetto, non ci può essere spazio per l'illegalità e soprattutto non ci può essere spazio per la morte.